un'esplosione e una nuvola di polvere. È finita così, alle 11 in punto di venerdì 21 novembre 2014, la storia del diedro di roccia instabile sul Monte Lefre, che incombeva da tempo sull'abitato di Ivano Fracena e che da una decina di anni era tenuto sotto controllo. Si è trattato di un intervento di prevenzione per eliminare un pericolo incombente sull'abitato di Ivano Fracena, che era costituito da alcuni brocchi di materiale lapideo sulla cima del Monte Lefre. Sono state allontanate quindi circa 120-130 persone che sono qui nel centro di accoglienza e sono state intrattenute per queste ore di allontanamento dalle loro case. Il sistema è stato complesso perché contemporaneamente si è istituito un sistema di vigilanza alla parte di paese che è stato evacuato, controlli a tutte le strade di accesso alla porzione pericolosa e anche all'interruzione del transito sulla strada statale per evitare che la distrazione di qualche automobilista per effetto dell'evento creasse pericoli alla circolazione. Dopo l'evacuazione a titolo precauzionale di Ivano Fracena sono state chiuse tutte le vie di accesso alla zona interessata dalle operazioni e anche il traffico sulla statale della Valsugana è stato fermato. L'intervento ha evidenziato poi la buona collaborazione tra comuni vicini. Noi ben felici di poter mettere a disposizione l'area per il comune di Ivano Fracena per questo evento storico, direi. Tutto bene, la comunità ha risposto bene, erano tutti contenti qua. La protezione civile, gli alpini hanno fatto un buon lavoro anche di ristoro. L'esplosione è andata benissimo, non bene, benissimo. Per lo scoppio, in realtà una sequenza di esplosioni molto ravvicinate, sono serviti circa 800 kg di esplosivo. Per ottenere pezzi di dimensione contenuta e guidarne la caduta verso il basso, la roccia è stata perforata e sono state piazzate 12 microcariche. La popolazione, che dalle prime ore della mattina si è recata presso il centro di accoglienza predisposto nel vicino comune di Villa Agnedo, ha trovato il servizio mensa per il pranzo gestito dai Nuvola della Valsugana, una sezione di assistenza sanitaria dove hanno operato Croce Rossa Italiana, 118 Trentino Emergenza e Psicologi per i Popoli. Forze dell'ordine e vigili del fuoco hanno controllato gli accessi alla zona delle operazioni. L'intervento è stato coordinato dal servizio prevenzione rischi con la collaborazione di tanti altri soggetti ed enti. Devo ringraziare tutti gli uomini che sono intervenuti, non solo quelli dei vigili del fuoco, ma tutto lo staff completo, protezione civile, forestale, vigili del fuoco, carabinieri, vigili urbani, per l'aiuto che ci hanno dato, compresa la Croce Rossa. Spero di non dimenticarne nessuno.